questa mattina nel giorno del ricordo per commemorare le vittime delle foibe e le popolazioni italiane della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia che al termine del secondo conflitto mondiale subirono indicibili violenze, è stata deposta una corona di alloro al monumento in Piazza Martiri delle foibe. Nell'occasione sono stati ricordati agenti di pubblica sicurezza Domenico Manzione e Cosimo Motta, nostri concittadini vittime delle foibe. Cosa porta il ricordo di quell'esperienza? Cosa rivive ogni volta che ci sono queste occasioni? È l'occasione che tu sei rimasto troppo male, perché tu hai in mente, dopo aver fatto tanti sacrifici, che sono vivi per il miracolo, che se non era che forse che il nostro Signore mi ci è voluto con padre e avesse morto delle 43. Lei è stato anche deportato? Sì, deportato, esatto. Dai nazisti? Quindi non mi saccio rispondere, perché a nervature già non costa più quello che dico, perché sono troppo nervoso, ed è capito, e loro tutte le mie sofferte che ci passate a rivendere nervoso. Perché non le hanno riconosciuto la pensione di guerra, di invalidità, insomma. Esattamente, perché dopo fatto tanti sacrifici non mi hanno riconosciuto, che non tengo a causa dei servizi, figuratevi. Che costate italiano?